Il cielo dal balcone. Intorno al polo. Perseo, giraffa e lince. Racconto di Gian Giacomo Gandolfi. Letture Gianluca Masi. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Cielo del Balcone, per la precisione la 16ª, in cui torniamo a guardare il firmamento dalla città o dal luogo di vacanza in cui ci troviamo per riscoprire le costellazioni, le loro storie e gli eventi celesti principali di queste serate estive. Cominciamo con la cometa C2020F3 NEOWISE, di cui abbiamo parlato a più riprese e che ormai è arrivata al suo addio, possiamo dirlo ormai definitivamente. Infatti questo oggetto, questo astro che ci ha dato così tante soddisfazioni, così spettacolare, ormai veleggia sempre più debole nella costellazione della chioma di Berenice, ma ormai è di magnitudine 10, il che significa che è osservabile solo con grossi binocoli oppure con telescopi anche di medie dimensioni, ma diciamo siamo lontani dai fasti del perielio di appena un paio di settimane fa. D'altro canto, se ci vogliamo consolare per questa scomparsa, basta sempre guardare verso est fin dall'inizio della serata e riconoscere le luci brillanti di Giove e Saturno. Giove e Saturno si trovano evidentissimi nella costellazione del Sagittario, o meglio sul confine tra la costellazione del Sagittario e del Capricorno, e continuano la loro lenta marcia di avvicinamento che culminerà alla fine dell'anno con un vero e proprio abbraccio celeste strettissimo ed affascinante. D'altro canto c'è un evento questa settimana che merita tutta la nostra attenzione. Si tratta del picco delle Perseidi, e cioè delle celebri stelle cadenti di agosto, che sembrano provenire dalla costellazione del Perseo, da cui il nome. Anche qui in realtà il cosiddetto radiante dello sciame, cioè il punto celeste da cui sembrano sprigionarsi le stelle cadenti, che ricordiamo sono dei frammenti di polvere cosmica che la Terra investe nel suo cammino intorno al Sole, sembrano provenire da un punto che si trova proprio al confine tra il Perseo e Cassiopea, per essere più precisi. Quest'anno la situazione sarà più favorevole di quanto avvenne l'anno scorso. L'anno scorso era praticamente luna piena e di stelle cadenti se ne vedevano certamente poche. Il picco di attività sarà il giorno 12, quindi si può tentare di osservare al meglio queste stelle cadenti la nottata tra l'11 e il 12, oppure quella successiva tra il 12 e il 13, tenendo conto che l'ora migliore è quella dopo mezzanotte, perché è il momento in cui, per così dire, la prua della nostra astronave cosmica, la Terra, che viaggia intorno al Sole, investe proprio direttamente il maggior numero di moscerini cosmici, se vogliamo chiamarli così, in maniera un po' colorita. Purtroppo la Luna è all'ultimo quarto, quindi sorge proprio nella seconda parte della notte, rovinando un poco la festa. Tuttavia vale la pena di tentare, perché questo è lo sciame migliore dell'anno, è quello che produce fino a 100 meteore l'ora, che è tantissimo, naturalmente sotto un cielo particolarmente buio e limpido, cosa che quest'anno non sarà propriamente. Ad ogni modo, vale la pena seguire questo fenomeno anche nei giorni precedenti e nei giorni successivi, dal momento che stiamo parlando solo di un picco, ma lo sciame si sviluppa attraverso vari giorni. Per omaggiare questo affascinante fenomeno celeste, che venne addirittura citato e ricordato dal poeta Giovanni Pascoli, noi a questo punto lasciamo la parola a André Terrier, uno scrittore francese che in questi suoi estratti dal diario di Madame Glossin de Courtil, nel suo racconto Stelle cadenti, parla proprio dell'effetto delle stelle cadenti sull'animo umano. In definitiva, l'affetto disinteressato tra uomo e donna sarebbe un inganno, un'illusione sconsiderata? Armand viene frequentemente a farmi visita nella mia solitudine. Non accade niente di male, tuttavia sono consapevole che quando mi avvicino i miei sensi sono turbati e a stento sono padrona della mia volontà. La nostra carne è debole a tal punto che la privazione più lieve
provoca fatalmente il desiderio di carezze più vive e prolungate? Non appena ci troviamo faccia a faccia, le nostre mani non vogliono lasciarsi. I nostri corpi amano sfiorarsi e questo contatto sempre più stretto rende anche le labbra di Baudelinar ardimentose. Gli abbracci amichevoli che avevo tollerato all'arrivo e alla partenza adesso hanno luogo senza ragione alcuna nell'abbandono delle nostre conversazioni. E la cosa più odiosa è che questi baci, che non riesco più a frenare, mi suscitano una deliziosa emozione a cui mi lascio andare languida. Ieri avevo trattenuto Armand a cena. Dopo mangiato siamo andati a sederci in giardino. Era una notte senza luna e l'aria era tutta impregnata dell'odore dei frutti maturi. Indossavo un abito di mussola molto attillato che, come dice Laclos, non lasciava vedere niente e tuttavia faceva indovinare tutto. Armand, reso ardito dall'oscurità, mi aveva preso le braccia tra le mani e i suoi baci, sempre più frequenti, si smarrivano sui miei occhi e sui capelli, gettandomi in un turbamento tale che le mie labbra, a loro volta, si perdevano sulle sue guance. Il cielo era gremito di stelle cadenti. In ogni istante le vedevamo scivolare lungo il firmamento e perdersi dietro il profilo della foresta. «Si dice», sospirò Baudelinar, «che se durante il passaggio di queste meteore esprimiamo un desiderio, questo si avvera sempre. Cara Glossin, il mio desiderio è di amarvi in eterno». Spaventata dall'ardore delle carezze, avrei quasi voluto augurarmi che mio marito tornasse a strapparmi dalla tentazione di questo amore troppo impetuoso, ma la stretta sempre più affettuosa delle sue braccia mi toglieva persino la forza di pensare. Germinale, anno secondo. Il cittadino Agricole Londry, con il suo tradimento, si è fatto carico di esaudire il desiderio che io non avevo avuto il coraggio di esprimere al passaggio delle stelle cadenti. Quel giacobino spregevole, infuriato perché lo avevo respinto, ha informato mio marito della corte assidua di Armand e De Scourtils è tornato all'improvviso, lasciando le truppe di stanza alla Rochelle. Non mi ha rivolto alcun rimprovero, ma ha fatto di peggio. L'indomani stesso dal suo rientro ha denunciato Baudelinar per complicità nella cospirazione di Tanton e Camille Desmoulins. Il povero Armand è formalmente accusato e incarcerato nella prigione di Port-Libre. Sono convinta che dimostrerà la sua innocenza e smaschererà i suoi calunniatori. L'odiosa persecuzione che subisce me lo rende più caro e ora sento di appartenere solo a lui, così come lui voleva appartenere solo a me. Termidoro, anno secondo. Il cielo si è fatto carico di una spietata vendetta. Ho appena trascorso una settimana di angoscia e terrore. De Scourtils, coinvolto nel processo di Robespierre e Couthon, è stato giudicato il 10 Termidoro e giustiziato lo stesso giorno dei suoi protettori. Non mi sono ancora ripresa dal tremendo colpo che ho subito. La mia unica consolazione è pensare che il mio caro e fedele Baudelinar uscirà sicuramente dalla prigione di Port-Libre, dove, per fortuna, era stato dimenticato. Vendemmiaio, anno secondo. È uscito, ahimè. E quello stesso giorno una sua lettera mi ha spezzato il cuore, distruggendo le mie ultime illusioni. Nel breve biglietto fatale, Armand mi confessa che durante la permanenza in carcere ha incontrato una giovane della sua provincia. L'aveva conosciuta e amata da ragazza. L'ha trovata ancora affascinante e ormai libera. Nell'intimità della lunga prigionia, la loro vecchia passione si è riaccesa e tra una settimana la sposerà. Ed eccomi, di nuovo sprofondata nel peggiore degli isolamenti, priva anche di quella debole speranza di felicità che un tempo mi aiutava a ingannare la solitudine. Tutto si è spento in una volta. Amore, amicizia, tenerezza, come ingannevoli ed effimere stelle cadenti. Illuminano un attimo il nostro cielo, poi svaniscono all'orizzonte, lasciandoci in una notte eterna.
Il radiante delle Perseidi, che è la direzione da cui sembrano dipartirsi le stelle cadenti nel cielo, ci porta nella giusta direzione verso la costellazione appunto del Perseo, di cui oggi parleremo, aggirandoci, diciamo così, nei dintorni del polo. Infatti stiamo guardando all'inizio della serata verso nord-nord-est, poi piano piano la costellazione sale ruotando intorno alla stella polare nella zona, diciamo così, circumpolare del cielo. Le Perseidi, abbiamo detto, hanno ispirato anche il celebre poeta Pascoli. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Si tratta della poesia 10 agosto, che ci riporta alla data del picco supposta dalla tradizione popolare. In realtà questo picco si sposta nel tempo e attualmente cade appunto tra l'11, il 12 e il 13 agosto. Perseo, in particolare, che è la costellazione verso in cui stiamo guardando, è un gruppo di stelle certamente notevole e brillante. Si può facilmente riconoscere sotto la costellazione di Cassiopea, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, in queste serate. Quindi è molto evidente, in particolare, con la sua stella più brillante, che è l'Alfa, il cuore dell'eroe argivo, che si chiama Algenib. In realtà noi vediamo quindi una sorta di arco di stelle che disegnano il busto e poi una gamba dell'eroe, ce n'è anche un'altra più debole, mentre più verso est si diparte un ramo di stelline più deboli, ma due sono notevoli. Uno in particolare si lascia ammirare nettamente, anche se ad uno sguardo più attento nel corso delle serate, tre per la precisione, apparirà chiaramente una stella variabile. È una delle più celebri del cielo, che ci racconta una storia legata alla mitologia, perché in effetti quello che stiamo vedendo è il braccio di Perseo che tiene tra le mani la testa decapitata della Medusa, la Gorgone. In realtà la storia vuole che Perseo, l'eroe, abbia appunto con l'aiuto di Atena e di Mercurio decapitato questa creatura e poi l'abbia usata in innumerevoli altre avventure successive come una vera e propria arma letale, in quanto capace di pietrificare chiunque col suo sguardo pur dopo morta. Questa orribile creatura con i capelli di serpente, il volto bellissimo e le zanne però da cinghiale. In realtà la stella di cui stiamo parlando ha un nome arabo, si chiama Algol, in effetti viene dalla parola araba El Ghul, cioè il demonio, e questo ci fa sospettare, ha sempre fatto sospettare gli studiosi, che si tratti di una reminiscenza di questo strano comportamento, di questa variabilità, di questo cambiamento dello splendore, anche se non intensissimo, che doveva aver colpito l'attenzione anche degli osservatori dell'antichità, anche se non avevano una spiegazione ragionevole, anzi sfociavano nella superstizione associando la stella al demonio o alla testa di una creatura mitologica come la Gorgone. Certamente vi sono moltissime leggende riguardo a Perseo. Ci piace ricordarne una meno nota, ce la illustra in particolare Ovidio nelle Metamorfosi. Quando ha sconfitto Perseo il terribile mostro marino Cetus, che sta per divorare Andromeda, la principessa figlia di Cassiopea, egli pietrifica il mostro e poi poggia la testa della Gorgone su uno scoglio, su un letto di alghe. Alghe che si solidificano istantaneamente al contatto con la Medusa, e queste alghe effettivamente sono in realtà i coralli, la cui proprietà appunto di divenire solidi, la forma nella quale li conosciamo come preziosissimi ornamenti e monili, è proprio dovuta, secondo la tradizione mitologica, al contatto con la capacità pietrificante, irresistibile della Gorgone Medusa.
Ci piace ricordare anche che ci sono innumerevoli rappresentazioni di questa creatura e di Perseo che l'ha sconfitta. Ad esempio c'è una celebre testa della Medusa dipinta da Caravaggio, ma forse la rappresentazione più interessante la troviamo nella Villa Farnesina, vicino a Trastevere, a Roma, dove nella cosiddetta loggia di Galatea, in cui spicca la famosa Galatea di Raffaello, Peruzzi, il grande architetto che ha realizzato la villa, ha anche affrescato la volta. E al centro della volta, se andate a visitare questo luogo meraviglioso, scoprirete proprio la scena di Perseo con la spada in una mano e nell'altra mano la testa della Medusa. Intorno a lui ci sono altre figure pietrificate. Interessante perché questo pannello della volta della loggia di Galatea ci racconta anche di altre avventure di Perseo, che ha sconfitto e pietrificato nemici che insidiavano il trono di Etiopia, in particolare Fineo, e li ha trasformati in roccia. C'è da notare, fra l'altro, che questo pannello riproduce in maniera nascosta proprio la parte del cielo che stiamo ammirando. Infatti si vedono anche delle stelle un po' sparpagliate associate alle varie figure. Ad esempio, proprio le stelle di Perseo con Algol tenuta tra le mani dell'eroe si distinguono nettamente, mentre alla sinistra dell'eroe scorgiamo tra le sue gambe un busto di Pan, una sorta di creatura silvana con le corna, che ci ricorda in realtà una stella nelle vicinanze, che si trova nel cielo proprio alla sinistra del Perseo e che è nell'auriga la stella Capella, la stella Capretta, che rappresenta appunto una capra nella mitologia. D'altro canto, dall'altro lato, a destra, scopriamo anche il busto di Pegaso, il cavallo alato che nasce dalla decapitazione della Medusa. E più in alto c'è la fama che canta le gesta e la magnanimità del proprietario della casa, che è Agostino Chigi, e che, se ci fate caso, sembra incrociare le braccia e le gambe in maniera tale proprio da ricordare in quella posizione la costellazione Cassiopea, che in effetti sovrasta il Perseo. A questo punto ascoltiamo una serie di avventure di Perseo dalla nascita fino alla decapitazione della Gorgone, che ci viene proposto da Apollodoro nella sua celebre biblioteca. Quando Acrisio consultò l'oracolo per sapere se avrebbe avuto figli maschi, il dio gli rispose che da sua figlia sarebbe nato un figlio che l'avrebbe ucciso. Timoroso di ciò, Acrisio fece costruire sottoterra una camera di bronzo e vi teneva prigioniera Danae. Ma a quanto dicono alcuni, Preto riuscì a violarla e questo fu all'origine della discordia fra i due fratelli. Altri dicono che Zeus si tramutò in oro e attraverso il soffitto colò nel seno di Danae e si unì a lei. Quando più tardi Acrisio venne a sapere che le era nato un figlio, Perseo non volle credere che fosse stato Zeus a sedurla. Chiuse la figlia con il bambino dentro una cassa e la gettò in mare. La cassa fu sospinta fino a Serifo, dove la raccolse Ditti, che allevò il bambino. Polidette, fratello di Ditti, re di Serifo, si innamorò di lei, ma non potendo unirsi a lei a causa di Perseo, che era divenuto adulto, riunì i suoi amici e disse che voleva fare una colletta per il banchetto di nozze di Ippodamia, figlia di Enomao. Perseo disse che non gli avrebbe negato la testa della Gorgone. Allora Polidette a tutti chiese dei cavalli, mentre da lui non li accettò e pretese la testa di Medusa. Guidato da Hermes e da Atena, Perseo si reca dalle figlie di Forco, Enio, Pefredo e Deino, sorelle delle Gorgoni e vecchie fin dalla nascita. Avevano un solo occhio e un solo dente e se li scambiavano a turno l'una con l'altra. Perseo se ne impadronì e alle loro richieste rispose che li avrebbe restituiti se gli avessero indicato la via che conduceva alle ninfe. Avevano queste ninfe dei sandali con le ali e la chibisis, una sorta di bisaccia. Le ninfe avevano inoltre l'elmo di Ade. Le figlie di Forco gli indicarono la via e lui restituì loro l'occhio e il dente,
Poi si recò dalle ninfe e ottenne la chibisis che si gettò sulle spalle, i sandali che si adattò alle caviglie e l'elmo che si pose sulla testa. Con questo in testa poteva vedere chi voleva, ma non poteva essere visto dagli altri. Da Hermes ebbe anche una falce d'acciaio. Giunse a volo sull'oceano e trovò le gorgoni immerse nel sonno. I loro nomi erano Steno, Euriale e Medusa. Solo Medusa era mortale ed era la sua testa che Perseo doveva prendere. Le gorgoni avevano teste avvolte da scaglie di serpente, zanne grosse come quelle dei cinghiali, mani di bronzo e ali d'oro con cui potevano volare. Tramutavano in pietra coloro che le guardavano. Perseo si avvicinò alle gorgoni addormentate e, tenendo la testa girata e lo sguardo rivolto a uno scudo di bronzo in cui si vedeva riflessa l'immagine di Medusa, le tagliò la testa. Atena gli guidò la mano. Quando la testa della gorgone fu troncata, dal suo corpo balzò Pegaso, il cavallo alato, e Crisaore, padre di Gerione, che aveva concepito da Poseidone. Perseo mise la testa di Medusa nella chibisis e tornò indietro. Le gorgoni si levarono a volo dai loro giacigli e si dietero a inseguirlo, ma non riuscivano a vederlo a causa dell'elmo che lo rendeva invisibile. Non sappiamo se gli antichi arabi avessero davvero scoperto la variabilità di Algol. Quel che sappiamo è che il primo a segnalarla fu probabilmente Montanari, Geminiano Montanari, nel 1667, astronomo italiano, ma diciamo, la vera scoperta quantitativa con delle misure dello splendore è attribuita tradizionalmente a John Goodrick, un inglese che stabilì la durata della variazione in 21 ore circa, durante le quali un tratto Algol subisce una diminuzione netta di luce che dura circa 8-9 ore. Naturalmente la stella è stata studiata a lungo, questo è un esempio proprio di stella variabile a eclissi, perché si tratta di un sistema doppio di stelle, una passa di fronte all'altra e sottraendo alla magnitudine totale, creando questo effetto di attenuazione, diciamo, della luminosità. In realtà le ultime scoperte ci dicono che si tratta probabilmente di 4 stelle, sono due coppie strettissime che orbitano in un sistema dunque multiplo. In realtà nella stessa costellazione noi possiamo scoprire anche un altro interessante oggetto, che è una stella veramente molto molto debole, siamo intorno alla decima magnitudine, anche meno, che un tempo è stata davvero una stella splendente. Un tempo quando? Nel 1901, quando divenne una stella nova, la famosa Nova Persei, una delle più luminose del XX secolo, scoperta dallo scozzese Thomas Henderson, e che raggiunse, pensate, addirittura una magnitudine zero, quindi paragonabile, per dire, alla stella Vega nella costellazione della Lira. Questa stella naturalmente adesso è rimasta molto debole, però chi può dire che non possa verificarsi un nuovo drammatico aumento di splendore, come per altre 9 che si chiamano in quel caso ricorrenti. Oltre a queste stelle che cambiano luminosità, nel Perseo noi possiamo scoprire anche degli interessanti ammassi stellari. In particolare nella direzione dove giace il radiante dello sciame delle Perseidi ci sono i famosi NGC 869 e 884. Nel complesso vengono chiamati l'ammasso doppio di Perseo o impugnatura della spada di Perseo, che sono molto ben visibili anche con un piccolo telescopio e con un binocolo, e sono una visione davvero magnifica, con oltre 300 stelle in ciascun gruppo. Anche interessante l'ammasso aperto M34, che è piuttosto più debole e certamente più piccolo di dimensione, ma è un bel oggetto per piccoli binocoli. Adesso ascoltiamo il proseguo delle avventure di Perseo dalla penna di Apollodoro. Giunto in Etiopia, dove regnava Cefeo, Perseo trovò che la figlia del re Andromeda era stata offerta in pasto a un mostro marino.
Era accaduto che Cassiopea, la regina, aveva sfidato le Nereidi a una gara di bellezza, vantandosi di essere superiore a tutte loro. Le Nereidi si adirarono, si adirò anche Poseidone, che mandò contro il paese un'inondazione e un mostro marino. L'oracolo di Ammone sentenziò che avrebbe posto fine alla sciagura se la figlia di Cassiopea, Andromeda, fosse stata offerta in sacrificio al mostro. E così fece Cefeo, costretto dagli etiopi. Incatenò sua figlia ad una roccia. Perseo la vide, se ne innamorò e promise a Cefeo di uccidere il mostro se, una volta che l'avesse salvata, gliel'avesse data in sposa. Cefeo giurò e Perseo affrontò il mostro, lo uccise e liberò Andromeda. Ma Fineo, che era fratello di Cefeo e si era impegnato per primo a sposare Andromeda, ordì un complotto contro di lui. Quando Perseo lo venne a sapere, mostrò la testa della Gorgone a Fineo e ai suoi complici e li trasformò in pietra all'istante. Tornato a Serifo, trovò che sua madre, insieme con Ditti, si era rifugiata sugli altari degli dei per evitare la violenza di Polidette. Un giorno in cui Polidette aveva riunito i suoi amici, Perseo entrò nella reggia e mostrò loro la testa della Gorgone, dopo aver rivolto la sua indietro. Essi guardarono e si trasformarono in pietra, ciascuno nella posizione in cui si trovava. Perseo ristabilì Ditti sul trono di Serifo, restituì a Hermes i sandali, la chibisis e l'elmo, diede la testa della Gorgone ad Atena. Hermes a sua volta restituì quegli oggetti alle ninfe e Atena collocò la testa della Gorgone al centro del suo scudo. Alcuni dicono che la Gorgone volle gareggiare con lei anche per la bellezza. Perseo, con Danae e Andromeda, si affrettò a raggiungere Argo per vedere Acrisio. Quando quello lo venne a sapere, per timore dell'oracolo abbandonò Argo e si rifugiò nel paese dei Pelasgi. Accadde che Teudamide, re di Larissa, indisse delle gare ginniche in onore del padre morto e anche Perseo venne per prendervi parte. Ma nella gara di Pentathlon scagliò il disco e colpì Acrisio al piede, uccidendolo sul colpo. Capì allora che si era compiuto l'oracolo e diede sepoltura ad Acrisio fuori dalla città. Si vergognava però di tornare ad Argo per raccogliere l'eredità dell'uomo di cui aveva causato la morte. Si recò allora a Tirinto, da Megapente, figlio di Preto, e scambiò il regno con lui, cedendogli il trono di Argo. Così Megapente divenne il re di Argo e Perseo di Tirinto e fece fortificare le città di Midea e di Micene. Perseo è una costellazione molto evidente, ma tutto intorno, nella zona nord del cielo, possiamo scorgere altre piccole figure che raramente vengono degnate di attenzione dagli astronomi, però vale la pena cercarle tutte intorno al polo. Ad esempio, se alziamo lo sguardo oltre Cassiopea, verso il Cigno, e più in basso la costellazione Andromeda, che non abbiamo ancora analizzato, per esempio scopriremo una manciata di stelline che prendono il nome della Lucertola, la Certa in latino, una costellazione introdotta da Hevelius nel XVII secolo come molte altre. Non c'è alcuna stella più luminosa della quarta grandezza, tuttavia questa figura ha una certa rinomanza perché, ad esempio, ebbe anche un nome alternativo, quello di Stellio, un ramarro che si trova lungo le coste del Mediterraneo. Ma prima ancora dello Stellio c'era, nella stessa posizione, lo scettro e la mano della giustizia, formata in epoca della Rivoluzione francese. Nella stessa posizione anche gli onori di Federico, Federico II, re di Prussia. E la Lucertola, peraltro, era conosciuta dai cinesi come costellazione del serpente volante. Se ora invece rivolgiamo lo sguardo alla sinistra, più verso nord di Perseo, scopriremo le pallide stelle della giraffa Camelopardalis. Anche questa è una costellazione inventata da Hevelius e in realtà non contiene assolutamente oggetti rilevanti, anche questa non è costituita da stelle più luminose della quarta grandezza e quindi è una larga area di cielo relativamente poco interessante.
Infine, se ci spostiamo ancora più in basso, radente sull'orizzonte, quindi sopra sopra l'auriga e i gemelli, beh, scopriamo anche un'altra debole figura, nominata anche questa dal nostro Evelius, la lince. Non si sa bene per quale motivo, forse perché necessita veramente di un occhio di lince per essere scorta con le sue debole stelle. In questa figura debole e sfuggente, che peraltro il genero di Keplero Barcius chiamò le macchie sulla tigre, non si sa bene per quale motivo, è passata anche la cometa Neowise, di cui abbiamo parlato anche all'inizio della puntata. È arrivato però il momento di chiudere il nostro appuntamento di oggi e di salutarvi in particolare Gian Giacomo Gandolfi, dello staff del Planetario di Roma Capitale, con Gianluca Masi, che invece si è occupato delle letture in questa puntata. Vi ringraziamo e vi rimandiamo alla prossima settimana, quando ci occuperemo invece della costellazione di Andromeda e di quella di Pegaso. Arrivederci e buone osservazioni.